Io mi ricordo qualche anno fa, sempre il Milan protagonista, come Udoge. Sembra un gol di Udoge, bravissimo. Bravo. Che lì effettivamente non si vedeva dove il pallone toccasse. Il pallone toccasse per indirizzarsi in porta, non si vedeva. Anche se a quel punto, mano. Eh? Anche se noi che studiamo le immagini sapevamo ben certo che era intuiva, mano. Si intuiva. Non è che siccome non c'è l'immagine. Cioè, è evidente lo stesso dalla dinamica che è fallo di mano. Una situazione come questa. L'immagine è non una è situazione solo profondità. Ragazzi, qui stiamo parlando di una cosa che è avvenuta al centro dell'area di rigore di un giocatore da solo. Ma come fai a dire che non hai un'immagine buona di uno al centro dell'area di rigore da solo? Ma quando mai ce l'hai un'immagine buona allora? La cosa grave è che diventa uno scarico di responsabilità. Certo. Cioè, la sensazione che si ha è quello che si diventa uno scarico. Cioè, questo fatto di dire... successo Juventus-Lazio la settimana scorsa, il fatto di dire non c'è certezza, perciò rimane la decisione dell'arbitro. Che cosa vuol dire? Io preferisco che tu mi dici, per me non è mano. Certo, ma è il ruolo tuo, perché se no così che succede? Succede che l'arbitro non si prende responsabilità perché dice, e tanto manco in televisione si vedeva, figurati io come potevo fare. Il VAR non si prende la responsabilità perché dice che non c'è l'immagine, da qui a fine campionato altre 100 volte ci ritroviamo arbitri e VAR che dicono, io non c'ho l'immagine, non decido. È una presa per i fondelli, ma diciamo le cose come stanno. Così è una presa per i fondelli. Wer hat sich letzten und die allerschönsten Fußballbeine? Yeah.